di parlare di penne stilografiche, una brevissima premessa per dirvi proprio due cose. Non me ne ricordo più, oddio. No, dai, sto scherzando. Allora, il canale sta crescendo, il canale dedicato al circolo stilografico romano, ma dedicato alle passioni per la stilografica, sta crescendo. Comunque, inutile dirvi che abbiamo bisogno del vostro aiuto. E dice in che consiste? Soldi? No, assolutamente no, non vi chiediamo neanche un centesimo. Anzi, semmai siamo noi che cerchiamo di dare qualcosa a voi a livello di guide, di manuali, consigli, eccetera, eccetera. Vi volevo solamente dire che abbiamo aperto una pagina Facebook che si chiama Circolo Stilografico Romano, dove posso dire non siamo tantissimi, non siamo tantissimi, ma abbiamo toccato nel giro di 20 giorni, stiamo superando i 60 iscritti. Per noi l'importante non è la quantità, ecco, ma la qualità. Dice, ma che significa? Che ci possono iscriversi solamente? No, no, no. Anzi, abbiamo maggior affetto per chi sta iniziando rispetto magari ai più esperti, perché poi i più esperti, diciamoci la verità, spesso sono pesanti, cavillosi, pignoli, quindi qui potrete scaricarvi tutte le guide gratuite. Abbiamo una bellissima guida dedicata all'Aurora, una bellissima guida dedicata alla Mont Blanc, abbiamo una bellissima guida che è dedicata proprio ai neofiti, a chi sta iniziando e a chi vuole approfondire, che tocca tutti gli argomenti possibili e immaginabili, di cui alcuni anch'io resto spesso a bocca aperta. Ma ne siamo una molto bella, la Omas, che è una casa di stilografi che non esiste più, ma che ha rappresentato veramente il meglio del panorama stilografico italiano. Ne stiamo preparando una sulla Leonardo, parlando della Momento Magico, dell'Art Deco che sta per uscire, e anche di quelle che non stanno, che non sono neanche novità, ma che usciranno, piccole cose, insomma, di cui neanche. Vabbè, tutto questo ci appartiene, un mondo che ci appartiene. Allora, rischio di fare una piccola premessa che diventa tanto. Allora, ci potete aiutare in diverse maniere. E noi possiamo aiutare voi facendoci sapere, scrivete nei commenti, quello di cui desiderate gli argomenti, le stilografiche che desiderate vedere. Se possiamo, vi aiutiamo ben volentieri. Altra cosa importante, iscrivetevi al canale se lo ritenete opportuno, se le idee vi piacciono, se quello che vi proponiamo potrebbe andare bene. Se volete far parte anche voi del circolo romano, ma in realtà aperto a tutti gli appassionati, noi abbiamo anche incontri virtuali, quindi se stai a Bergamo, stai a Palermo, stai a Caserta, pari sono, non è che. Io non sto neanche a Roma, per cui già vi posso capire e farvi capire che cosa significa appartenere a un circolo. Significa scambiarsi idee, tutto qui. Lo potete fare virtualmente utilizzando Facebook. Se non vi piace Facebook, non siete obbligati assolutamente a entrare su Facebook. Io non ce l'ho, non l'ho mai utilizzato e non c'è problema. I social sono esattamente come un'auto, può salvarvi la vita, se è un'autoambulanza, può anche crearvi tanti tanti problemi. Quindi l'importante è chi la sappia usare e va usata in una certa maniera, con serietà, come è nel resto della vita. I mi piace ce li potete mettere, i non mi piace li potete mettere, tanto ho visto che YouTube non fa assolutamente distinzione fra il mi piace positivo e il non mi piace negativo. Per lui tutto è brodo, vuol dire che comunque l'hai guardato. Quindi accettiamo le critiche, accettiamo i consigli. Vi consiglio di farli con educazione, se no avrete delle risposte adeguate. Io ve lo dico perché sui forum, sui vari forum, mi succede di essere apprezzato con un grazie, io ringrazio e cerco di aiutare. Se uno mi manda a quel paese, io rispondo per le rime oppure lo ignoro. Siccome spesso i cretini e gli idioti non accettano di essere ignorati, peggio per loro. Sappiamo
iniziate e avrete un aforisma dedicato anche a questo, a chi vi vuole bene, a chi odiate, perché ricordatevi che le stilografiche vi aiuteranno nel corso della vostra vita, vi possono aiutare a 60 anni, a 20 anni, dipende da voi. E non vi dico altro se non Faber-Castell e un abbraccio. Allora, salve ragazzi, oggi vi voglio parlare di una stilografica in particolare, della prima stilografica, di una delle migliori stilografiche fra le entry level, la vostra prima stilografica. Però questa prima stilografica ha un problema, ha diversi problemi. Il primo è sicuramente il prezzo a cui l'andrete ad acquistare, perché il prezzo ufficiale di listino è intorno ai 50-55 euro e questo chiaramente potrebbe essere un limite, sicuramente è un limite per chi sta iniziando, ma però in alcuni periodi dell'anno su Amazon e su altri siti la potete trovare a un prezzo che va fra i 18, i 25, i 30 euro massimo, 30-32 euro. La troverete anche a 50 e 55 euro chiaramente, però avete la possibilità in questo periodo storico, sotto Natale, di usufruire dei Black Friday, di Amazon Warehouse, che sono appunto alcune situazioni particolari, alcuni sconti. Allora, l'aspetto che potrete avere di difficoltà è sicuramente che magari non troverete il colore del cappuccio che piace a voi, magari lo troverete nero, bianco, arancione, magari potreste avere difficoltà nel trovare l'extra fine, magari cercate il broad e invece c'è il fine, oppure il medio generalmente. Insomma, se avete pazienza potrete risparmiare. Se invece non ho, dice: guarda Riccardo, io 50 euro me le posso permettere, non c'è problema. Allora, tenendo conto che il forum fa degli sconti particolari, se vi iscrivete al circolo stilografico romano approfittate, ci sono dei negozi dove trovate un 10% di sconto, quindi piccole cose che comunque aiutano, perché tu dici: vabbè, ma se ho risparmiato 5 euro ma che mi importa? No, ti potrebbe importare, perché con 5 euro ti compri un inchiostro, una bella boccetta di Roer Klinger, un nero di Lipsia meraviglioso, e che è proprio il suo abbinamento perfetto. Dice: vabbè, ma ce l'hai fatta vedere, vediamo più o meno, si tratta di una Faber-Castell, ci vuoi parlare un pochino? Sì, ve ne parlo e vi dico che è una Faber-Castell Loom Metallic e vi dirò i suoi pro e i suoi contro. Allora, da quale volete iniziare? Dai pro? Allora, guardate, li riassumo in breve e ve lo dico. È una stilografica di sostanza, questo è il suo pregio, questo è il suo difetto. Che cosa significa quando un personaggio vi dice è una stilografica di sostanza? Di sostanza significa che ha un certo peso, ma proprio peso in grammi, quindi stiamo superando i 32 grammi. Allora, chiaramente essendo così di peso potete anche usare per calibrare il cappuccio, potete anche non usarlo, dipende da come siete abituati. È una penna in metallo, quindi è veramente di sostanza, cioè pesa. Il cappuccio per fortuna non è in metallo ma in plastica, anche se è satinato e sembra quasi metallo, ma è molto leggero rispetto al corpo della penna, quindi la stabilizza ma nello stesso tempo non ve la porta indietro. Perché dare molta importanza al peso, all'equilibrio di una penna? Ha molta importanza per persone che la usano spesso, che ci devono scrivere diverse ore. A lungo andare una penna troppo pesante vi potrà creare problemi. E
Il colore è un colore un po' lucido, il metallo. Ci sono persone che non amano il metallo, che non amano il peso, amano le resine, la plastica, diciamoci la verità, la plastica, perché seppur lussuose, comunque sempre di plastica si tratta. Questa è una penna che altre penne non ve lo permettano di fare queste cose. È una penna che potete portare in giro insieme con voi. Non avrete problemi di sorta. Ci potete giocare. Affidabilità 100%. Vedete? Erano qualche giorno che non scriveva, riparte subito. Un pennino, io oserei dire eccezionale. Questo pennino verrà montato anche su Ambition, su Emotion. Questa è una Loom Metallic Light Blue. Light Blue lo prende dal colore del cappuccio. Potreste avere il piano, che è una penna che ha praticamente il cappuccio nero. In questo modello la vedete con la presa satinata, quindi nessuno vi venga a dire che con questa penna si scivola, perché con questa penna una Faber Castell Loom Metallic Light Blue. Nib, signori miei, il nib è addirittura, questo è un extra fine. Quindi dice, tu come, che ci consigli? Io sono partito da un M, sono partito da un M, sono passato per un fine, un fine, e sono arrivato a un extra fine. Quindi un extra fine per le penne di questo tipo, stiamo parlando, un extra fine è in fondo una fine giapponese. Ma pennino rigido, quindi non, poi vi spiegherò, non andate a cercare in questa prima fase pennini flessibili che non hanno senso. Non hanno senso a meno che non puntate alla bella calligrafia. Ha un pennino eccezionale, di una burrosità, ma comunque nell'extra fine il feedback c'è, è presente, non fugge. Con questa vi potete fermare. Cosa c'è meglio di questa? Innanzitutto vi voglio parlare della Faber-Castell. Perché la Faber-Castell non nasce per fare penne stilografiche, esattamente come la Caran d'Ache. Faber-Castell e Caran d'Ache sono veramente, la Faber-Castell è tedesca, la Caran d'Ache è svizzera. Poi vi posso dire piccoli segreti, piccole storie, che è sicuramente ha uno stile che è tedesco, ha una storia che è tedesca. Però se vi andate a guardare con la lente sotto a questa clip, allora nascosto, c'è scritto Made in China. Oddio mio, significa che il pennino è fatto in Cina? No, significa che la Faber-Castell, come tantissime altre fabbriche, per certe cose ha stabilimenti, per certi articoli ha stabilimenti in tutto il mondo. Quindi posso pensare che sia assemblata in Germania o che sia fatta tutta in Cina. Guardate, un pennino così in Cina non lo trovate. Ma sono questi pennini che i cinesi hanno copiato, questi che scrivo, questi che trovate nelle Jinhao, no? Nelle Jinhao, che dice: "Ma Madonna, ho pagato pochi euro". Ecco, l'hanno copiati da qua. Come hanno fatto? E quando tu ti rivolgi a una fabbrica cinese, gli dai tutto, gli dai anche gli operai, loro pagano e si rifanno fare tutto, fino agli anni 50, 60, 70, 80 e 90, i cinesi avevano, erano in grado di avere, avevano le acciaierie,
pesanti, ma non riuscivano a fare questi pennini, per cui facevano tutto il corpo della penna e l'andavano a e poi per il pennino si dovevano rivolgere alla bocca, alla Giovo, dovevano andare in Germania. Guardate che questo succede anche in Italia, per diverse case, lasciate perdere la Santini, l'Aurora, però la maggior parte delle case poi si deve rivolgere all'estero. Perché? Per tutta una serie di motivi particolari, perché ha un costo, una progettualità, tante situazioni. Allora, in questo momento io non sto scrivendo con un inchiostro particolare, ma finiscici un attimo il discorso che stavi facendo sulla Cina, sì, perché poi io parto e vi devo parlare della Faber-Castell. A un certo punto sono riusciti a fare quel tipo d'acciaio che andava bene anche per le stilografiche, siccome c'è una tradizione comunque in Cina di stilografiche come c'è anche in Giappone. Quindi una volta presi, si sono comprati i propri macchinari, hanno pagato, si sono comprati i macchinari. All'epoca la Cina faceva queste cose, vabbè, dice, ma poi diventa un discorso politico. Infatti ci fermiamo un attimo alla Faber-Castell, facciamo un discorso stilografico, hai ragione, però spesso certe volte la politica si insinua. Quindi attenzione alle fabbriche. Allora, la Faber-Castell è famosa per altri articoli, per le matite, la Carandash è famosa per le matite, eppure hanno in comune sia la Faber-Castell che la Carandash il fatto che si sono messi a fare stilografiche, ma è un piccolo settore, un microcosmo nella panoramica del loro bilancio economico. Eppure sia la Faber-Castell che la Carandash sono riuscite a fare, vendono poche, non è che vendono, hanno sul catalogo poche stilografiche, no? Escono qualcosa, la Faber-Castell soprattutto, la Carandash possiamo dire che si è imposta con delle penne meravigliose. L'Ecridor, io vi dico, ve l'ho fatta vedere, una vintage, sono eccezionali. Tu non ti puoi definire un collezionista se non hai un Ecridor della Carandash. Tu non sei un collezionista, tu non sei un appassionato se non hai una Faber-Castell, perché uscirebbe una parolaccia, ma non la dico, ma la Preppia, la Faber-Castell, lasciamo perdere, la Lamy alla Faber-Castell, ma sta sempre un gradino dietro, stiamo parlando di entry level, questa Faber-Castell vale 50-55 euro, ma in certi periodi dell'anno la potete trovare, ve lo ripeto, in questo momento per esempio io questa l'ho pagata 18 euro, ma in questo momento sta a 22,50 euro. Che succede su Amazon? Che se 10 persone le comprano automaticamente aumenta il prezzo, e quindi magari trovi in offerta il pennino M in quel momento, in quella settimana, 10-15 giorni, ci vai 20 giorni dopo il prezzo è aumentato, perché sono cambiati i parametri e tante altre situazioni. Ci vuoi dire qualcosa? Questo pennino montato l'ho visto sull'Ambition, questo pennino si può girare, smontare senza nessun problema. Questo pennino arriva fino addirittura all'Emotion, però attenzione, l'Emotion costa intorno ai 100 euro, c'è invece che con il fusto, vedete questo fusto metallico che può piacere o no, sembra una supposta, sembra qualcosa, no? In legno, meraviglioso in legno, l'Emotion in legno. La prossima vi faccio vedere l'Emotion Pure Black, nero puro, satinato, un corpo meraviglioso, una clip. Però, allora, prima di sognare, stiamo dicendo la prima stilografica che dovreste acquistare, in realtà sarà la seconda, la terza, perché già l'avete. Allora, che succede d'estate o anche d'inverno col calore della penna? Che le resine assorbono il calore della vostra mano,
arriva a 40 gradi, dice, ma perché quanto 36? Come minimo superiamo i 36,6, 36,8, dipende dalla temperatura della vostra mano. Che può succedere con penne del genere? Non succede assolutamente niente, perché oserei dire che è un metallo, quasi un acciaio, non succede nulla. Con le resine, l'inchiostro aumenta di dimensioni, di peso, di tutto, può fuoriuscire. Può darsi che quando, per esempio, andate a chiudere, qui è una chiusura direi perfetta, anche se gira, vedete, può girare, ma non fa rumori, non, è normale. Quando andate a schiuderla, vedete, potrebbe partire con quelle di resina, con queste no, con queste non succede niente, perché c'è una sorta di svuotamento, dai e dai, se lo fate 2 o 3 volte, risucchiate l'inchiostro dalla cartuccia, dal converter, lo risucchiate direttamente, ve lo ritrovate o nel cappuccio, che vedete qui non c'è, cioè notate la potenza, fatelo con una Mont Blanc questo lavoro, fatelo, provateci, giocateci così con le vostre penne, guardate che succederà, cioè può succedere di tutto, può accadere di tutto. Allora, ha anche una scrittura reverse, ma dipende dall'inchiostro che utilizzate. È una penna, io oserei dire, qui mi sbilancio, è al secondo posto, è al secondo posto, è al secondo posto perché al primo posto potreste trovare la Faber-Castell Motion, non è un caso che saluto alla fine di ogni video che faccio con Faber-Castell. Perché vi dico era famosa per le matite? Vi ricordate come era soprannominato Fabrizio De André? Lui era amico di Paolo Villaggio. All'epoca lo chiamavano tutti Faber. Faber perché lui utilizzava le matite Faber. Ecco da dove nasce il suo pseudonimo, il suo soprannome da ragazzo. Faber viene da Faber-Castell. Allora, per quanto riguarda la frase della settimana, vi propongo questa. Come al solito le mie sono un pochino particolari, un po' dure, però la verità è che tutti ti feriranno. Tu devi solo trovare quelli per cui ti vale soffrire. Sembra scritta nel Risorgimento, ma in realtà eccolo qua. A suggerire quanto scritto è Bob Marley. E chi è? Vabbè, ragazzi, minimo di cultura musicale in questo senso. E ogni volta c'è da scegliere, bisogna fare una scelta, non si può, non si riesce, non c'è motivo per cui fuggire dalle nostre scelte. Va bene ragazzi, ho usato una semplice cartuccia Pelican 4001. Con un altro tipo di inchiostro potreste avere, ogni volta che cambiate inchiostro, ogni volta che cambiate carta,
avete la possibilità. Qui c'è una carta un po' particolare, dice che è un semplice quaderno Oxford, un semplice quaderno Oxford. Vedete che ho premuto, non si vede niente, non si vede assolutamente nulla. Sono i quaderni che usano a scuola, nelle scuole, gli studenti quando scrivono con le stilografiche. Hanno bisogno di quaderni che non traspare. Se provate con block and notes, cioè, diventa uno scempio. Anche se onestamente con questo pennino, vi devo dire la verità, anche un semplice block notes usato Pigna style, beh, anche questo vecchio è, per quanto sia, potete scriverci tranquillamente e non succede niente. Non è adatto per scrivere con le stilografiche, però ecco. Allora, certe volte dipende dalla stilografica, ma certe volte dipende dalla carta, no? La maggior parte delle volte. Però, nonostante tutto, vedete, non. Questa è una stilografica che su qualunque superficie dà il suo meglio, non vi farà mai perdere un colpo, è sempre pronta. Se usata con due cartucce ne avrete sempre una di ricambio, quindi non avete proprio assolutamente. E queste sono cartucce poi veramente standard, usa anche il converter, non ha problemi, ma io vi consiglio le cartucce e ve le ricaricate, ve l'ho fatto vedere tante volte. Ragazzi, che dire, nient'altro, se non che vi do un abbraccio e un arrivederci a presto.